Allora, cominciamo a parlare di questa partita con l'Irlanda, perché parliamo prima dal lato tecnico, poi parleremo del resto. Ah, ma credo che la squadra è molto entusiastica in questa partita. Abbiamo arrivato al momento giusto, preso le due punti bonus, le due partite vinte con 4 mete. Era molto importante dopo la vittoria di Irlanda contro Australia, che siamo lì a questo momento con una possibilità egali di loro di passare. Se vinciamo la partita e loro non segni più di 4 mete, passiamo in Italia. E questo è una cosa che mi dà tanti, tanti piacere. Parliamo allora di questa partita per Nick Mallet. Potrebbe essere l'ultima da CT della nazionale italiana. Penultimo, speriamo. No, abbiamo già parlato di questo. E io ieri ho già fatto un piccolo discorso con i giocatori per ringraziare loro per tutti che loro hanno fatto gli ultimi 4 anni. Il sostegno di questa squadra è stato incredibile e anche il mio staff. Allora, domenica, con le tensioni, prima la partita, sarà un giorno molto emozionale. E io ho paura di fare il discorso e dire le cose importanti a loro. Prima in partita di questo livello, è importante che loro hanno la concentrazione solo sulla partita e non sul futuro. E il mondiale è per loro, per i giocatori. Loro hanno portato l'Italia in questa posizione e sì, abbiamo veramente tanti fortuna perché l'Irlanda è una bella squadra, ma c'è impossibilità che passiamo in quarti finale e passiamo in storia d'Italia, che per Sergio e per tutti sulla squadra è una cosa bellissima. Quello che abbiamo visto noi da fuori è che anche nei momenti difficili, nei Sei Nazioni che non andavano, quando si prendevano le batoste, comunque la squadra era sempre per Nick Mallet. E questa è una cosa che non capita sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà, è una cosa speciale. Avete costruito un gruppo di amici oltre che un rapporto professionale. Sì, credo che i giocatori hanno visto in momenti difficili, quando io ero in difficoltà, che io ho mai cambiato il mio comportamento verso di loro. Si arrabbia con le stampe, si arrabbia contro le federazioni, forse federazioni italiane, o si arrabbia contro le altre cose, ma l'arbitro per esempio, ma prova sempre di dare il sostegno alla mia squadra, perché loro sono molto coraggiosi. È difficile da fare cosa loro fanno negli ultimi 4 anni, di giocare sempre contro le squadre più forti, sempre prendere le botte e sempre ritornare con l'entusiasmo e la voglia di fare i risultati per i nostri tifosi, che sono bravissimi, i tifosi italiani. Allora, è questo che mi emoziona di più, è loro capacità. Anche sui momenti molto difficili, da dare e dare e dare e sempre dare a questo sport. E credo che i tifosi italiani hanno visto una squadra che, anche se siamo meno forti tecnicamente che gli altri, siamo più forti a un livello di cuore e di coraggio. Le offerte lo sappiamo, ne erano arrivate tante, ma ha deciso di metterle da parte perché poi insomma c'era lavoro da fare su questa squadra. Quanto sarà difficile emozionalmente staccarsi da questo gruppo con cui ha lavorato tanto, i Sei Nazioni, il Mondiale, insomma? Sicuramente io ho già detto che umanamente io ho mai fatto 4 anni con una squadra, con Stade Francesi ho fatto 2 anni con loro, con le Springbok 3 anni, con Boland 2 anni, con le squadre in Francia 3 anni, 2 anni. Allora, queste squadre io conosco 4 anni, sono più che i giocatori di rugby, sono un po' mia famiglia in Italia. E di lasciare dei giocatori che hanno avuto figli è molto complicato. Grazie. Grazie.